Le labbra sono un punto focale del fascino di una donna. Ancora di più in questa stagione, che diventano protagoniste tingendosi di colori particolarmente intensi, a volte quasi drammatici. Vino, melanzana, prugna sono le sfumature che dominano nei rossetti proposti per questa tendenza. Dice Luciano Bernardi, makeup artist per Diego Dalla Palma. Sono colori molto sofisticati ed eleganti. Presentano, però, lo svantaggio, come tutte le tinte scure, di rimpicciolire, evita, quindi, di utilizzarli se hai la bocca troppo piccola o sottile. La consistenza più gettonata è quella opaca, ma anche l'effetto lucido e satinato ha spopolato sulle passerelle ed è certamente più facile da portare. L'incarnato è chiaro come la porcellana trucco e make-up. Il trucco e parrucco e make-up di Emanuela Gentilin. Un altro dettaglio fondamentale di questo trucco è la carnagione. Deve essere perfetta e trasparente, in questo modo le labbra risaltano di più, aggiunge l'esperto. Per realizzarla, quindi, via libera ho l'utilizzo di tutti i prodotti uniformanti e opacizzanti. Dopo aver applicato la crema idratante, stendi un velo di primer e passa al correttore. Oggi è un cosmetico molto avanzato ed è disponibile in vari colori, ognuno indicato per un determinato inestetismo. Se, per esempio, soffri di arrossamenti o coperose, correggi con il verde, mentre puoi utilizzare il lilla, in caso di colorito spento. Hai le occhiaie o qualche macchiolina più scura. Attenuale con la matita arancione, nella sfumatura pesca se hai la pelle chiara. Mattone, invece, se la tua carnagione è mediterranea. A questo punto passa all'applicazione del fondotinta. Spiega Bernardi. Orientati verso una specialità leggera, che garantisca, però, una media copertura. Se non sei più giovanissima, controlla che contenga anche principi attivi antiossidanti, così da contrastare l'attività dei radicali liberi. È importante che sia anche nutriente, così aiuta la pelle a mantenere il giusto livello di idratazione. Per l'applicazione utilizza il pennello specifico, che facilita la stesura e ti permette di sfumarlo bene in ogni parte del viso. Infine, per completare il trucco, non dimenticare il fard. Se vuoi potenziare l'effetto teatrale, sceglilo in una sfumatura più scura che contrasta con l'incarnato. Aggiunge ancora Luciano Bernardi. Altrimenti, per un effetto più sportivo e portabile, indirizzati verso i classici toni rosati. Tonalità naturali per lo sguardo trucco e make-up. Trucco e make-up consigli per la tua crema solare del viso. Quando le labbra sono messe in risalto da un rossetto così evidente, il resto del trucco deve essere poco marcato, appena appena percettibile. Sfuma sulle palpebre un mix di ombretti in tonalità neutre, che ruotano intorno alle sfumature del caramello, del nocciola e del caffè. Dice ancora il truccatore. Stanno bene a tutte. A prescindere dal colore degli occhi perché regalano luminosità allo sguardo. Traccia una riga all'interno dell'occhio per definire il make-up e concludi con l'applicazione del mascara. Oggi ce sono di diverso tipo, a seconda dell'obiettivo che un vuoi ottenere, volumizzante, incurvante o allungante. Molti i mascara sono anche arricchiti di ingredienti rinforzanti. Vale a dire, garantiscono un risultato che non è solo cosmetico, ma anche di trattamento. Tratti davvero.